Qualcuno la chiama la casa romana di Francesco, ma l'espressione non inganni. A quei tempi era un malandato ospizio per lebbrosi, diventato poi chiesa e convento di San Francesco a Ripa, a Trastevere, nel centro di Roma. Nel nome di Francesco si intitola la mostra appena inaugurata qui, dove il poverello di Assisi soggiornò varie volte, la più memorabile nel 1209. Perché al Papa Innocenzo III era venuto per sottoporre l'approvazione del suo modo di vivere, quella che poi sarà la regola dei frati minori. E aspettando quel sì da cui ebbe inizio tutta la storia francescana, si dedicò anche lui ad accudire i malati, dormendo in questa cella con una pietra per cuscino. Fra documenti, reliquie e opere d'arte spiccano la tomba della terziaria francescana Ludovica Albertoni, ultima scultura del Bernini, il celebre Francesco di Cimabue, curiosità come un breviario tascabile del 300. La provincia dei frati minori di Lazio e Abruzzo si prepara così ai solenni anniversari numero 800 del presepe a Greccio 2023, delle stigmate 2024, del cantico delle creature 2025, della morte di Francesco 2026. Francesco continua ad affascinare la gente non perché gli dà soluzioni, ma perché in lui trovano la capacità di affrontare le situazioni più diverse. E questo mi sembra un senso ancora molto vivo e molto forte.